Bentornati adesso a Arezzo TV, non c'è questa sera Giuseppe Marconi, ma abbiamo Gianfranco Morini, buonasera. Buonasera. Siamo tornati qui in quello che dovrebbe essere stato raccontato come questo nuovo grande parco di Pescaiola, un ingente investimento dell'amministrazione dopo aver ottenuto i bandi per le famose periferie degradate. E nella puntata di qualche giorno fa Giuseppe Marconi, insomma, non aveva usato mezzi termini nel bocciare totalmente questa idea. Secondo lui è uno spreco di soldi realizzare qui un parco. Gianfranco Morini, Centro Berlinguer, che è qui a due passi, ecco, voi come ci avete chiamato perché volevate dire la vostra? Certo, noi abbiamo anche noi delle osservazioni da fare, critiche rispetto a questa scelta dell'amministrazione, perché questo qui, che era a suo tempo un serpaio, noi facemmo una battaglia già 20 anni fa con l'allora vice sindaco Luigi Polli, sindaco Paolo Ricci, per poterlo diciamo tramutare in verde pubblico, con qualche lacuna, perché qui quando piove si allaga tutto, certamente non ci sono delle questioni anche idrauliche da rimediare, ma quello che ci fa veramente dire che abbiamo delle analisi da approfondire, perché questa è una zona già verde. Diciamo che basterebbe fargli qualche lavoro o fare qualche impianto più per divertimenti dei bambini, oppure un percorso della salute per farci ginnastica, qualcosa del genere, ma il vero parco di Pescaiola è il parco dell'ex Foro Boario. Sì. Abbiamo lottato una vita a Pescaiola per averlo bello e attrezzato. Devo dire che ultimamente è stato tralasciato, ci sarebbero da spendere dei soldi lì, e sul fronte del Foro Boario verso via Alessandro Dal Borro, per riqualificare un po' questo quartiere. Non farci spendere, diciamo, dei soldi per strutture che poi andrebbero anche magari difficilmente assegnate in gestione a qualcuno, perché come sappiamo la difficoltà è che quando si fa una struttura pubblica in un parco va a finire che, se non troviamo delle persone veramente che ci dedicano e si accontentano di viverci, chiudono tutte le attività di quel genere. Quindi prima di fare strutture, spendere dei soldi, magari qualche decina di migliaia di euro per fare un po' più di panchine, un vialetti per i bambini, e questo. Ma abbiamo il parco del Foro Boario, che è un capitale. Anche su quello hanno annunciato interventi, vedremo. Ma avremo bisogno a Pescaiola, per riqualificarla, della piazza in via Pisacane. Cioè, noi l'avevamo detto alle giunte di sinistra, di centro-sinistra, poi lo diciamo adesso, in questo caso io spero di poter convocare una riunione degli abitanti al centro Berlinguer con la presenza dell'assessore Camurrini, per cui anzi apprezzo il suo quanto si dà da fare, però una scelta vera per riqualificare Pescaiola è creare una piazza del quartiere alla stazione della ferroviaria di Pescaiola. Ci abbiamo tutti gli spazi per creare veramente un luogo dove si riqualifica. Cioè, quei soldi, dice, meglio spenderli lì. Sì, sarebbe molto meglio spenderli lì, spostare magari i campi di calcio della Canaglia, della Tusca, al di là della via Fanfani, perché tanto di là ci abbiamo degli spazi comunali, pubblici, e lì creare veramente una piazza dove fare il mercato di quartiere, dove fare magari delle riserve, ce l'abbiamo anche in questo senso. E allora, proposte, speriamo che, appunto, che io ora cercherò di insistere. Stamani non sono riuscito a parlare con l'assessore Camurrini, ma no, so sicuro che Camurrini ci ascolterà e si confronterà anche con i cittadini, che sono molto scettici di questa scelta di investimento così elevato su un posto di questo genere. Bene, io ringrazio molto Gianfranco Morini e vedremo cosa succederà, se andrà avanti questo progetto, se ci sarà, ecco, magari andrà modificato. Insomma, sì, sarà perché bisognerà anche ascoltare un po' chi ci abita e chi ne fruirà di questo parco, perché insomma fruirne tutti ne abbiamo bisogno, ma io credo che sarebbe più interessante se queste risorse fossero destinate in zone veramente più tralasciate di questo quartiere.